Un saluto alle lettrici e ai lettori di Vivi Casa Giove. Oggi siamo qui con il dirigente scolastico del liceo Manzoni di Caserta. Posso dire che siamo onorati di essere qui. La preside, la chiamerò così, come la chiamo anche in privato, ha dato la piena disponibilità nonostante la sua agenda piena piena di impegni. Allora, preside, prima di iniziare, se vuole dare un saluto alla nostra redazione, anche un augurio, perché siamo nascenti, appena nati, però stiamo crescendo. Bene, allora il saluto, l'augurio di un lavoro proficuo, sano ed intelligente a vantaggio del territorio di Casa Giove, ma anche oltre Casa Giove, il mio in bocca al lupo ed il ringraziamento a voi di essere qui. Grazie Presidente. Allora, questa di oggi non sarà un'intervista canonica come lei magari è abituata, ma io le dirò soltanto delle parole. Queste parole evocheranno in lei un ricordo, una sensazione e lei, ecco, ce le dirà. Allora, la prima parola non posso fare altro che dire scuola. Che cosa le viene in mente? Lavoro quotidiano, impegno, sacrificio, ma anche tanto entusiasmo, tanta passione. La scuola è una cosa seria. Ecco, quello che mi viene di immediato da comunicare è che ci dobbiamo ricordare sempre che la scuola è una cosa seria e che vivendo io il mondo della scuola come impegno professionale preponderante, cerco di avere una linea guida, come dire, prioritaria. Cerco di ricordare quando io sono stata uno studente e quindi cerco di immaginare e di applicare quelle che possano essere per i ragazzi di oggi le aspettative, i desideri e le esigenze, e che sono molto più complesse di quelle che noi alunni di ieri potevamo avere. Quindi, per me scuola significa un impegno trasversale, da dirigente, quindi da manager, da responsabile di un servizio, da interlocutore del personale in servizio che vive una situazione di grosso sacrificio, di grossa crisi, quindi docenti e personale ATA che lavorano davvero, davvero in maniera consistente, troppo spesso sottopagati e sottostimati per il lavoro invece fondamentale che si fa per lo Stato, ma anche un occhio di riguardo alle famiglie e lo sguardo affettuoso, vigile e direi complice rispetto alle passioni dei ragazzi, perché io credo che è su quello che bisogna insistere. E se le dico buona scuola? Buona scuola significa per me tanto lavoro, tanta documentazione, tanta burocrazia, tanta attesa di una scuola che sia buona anche a livello documentale. Io sono convinta che la scuola sia buona dove si lavora con sano entusiasmo, con diligente osservanza alla norma. Ahimè, con spirito di sacrificio, perché il tempo non basta mai nella scuola, e se questa buona scuola lo deve essere davvero, noi ci auguriamo che tutto il lavoro che alla scuola è stato chiesto e che la scuola sta dando davvero, tutte le scuole, possa diventare davvero una porta aperta su una dimensione dello Stato, appunto quello della cultura e dell'istruzione, che secondo me è sottostimata e sottoconsiderata. Quindi buona scuola deve essere, buona scuola sia, ma che buona scuola sia compresa dai decisori, cioè che la politica si renda conto che la scuola deve essere buona non solamente per chi la vive ogni giorno, ma anche per chi la decide a monte. Preside, la nostra testata si chiama Vivi Casa Giove, ma se le dico Casa Giove, che cosa le viene in mente? Io sono nata a Casa Giove, io sono nata a Casa Giove e niente, Casa Giove è come dire, per me è anche vicino casa. Io vivo a Caserta, ma Casa Giove vicino casa è una quotidianità. Casa Giove credo che sia un aggregato urbano, cittadino, in espansione, che mi pare sia decisamente vivace, che sia, come dire, pieno di energie che devono ancora essere slatentizzate. Io mi auguro questo da casertana e da responsabile di un'istituzione educativa che di Casa Giove fa uno dei suoi bacini di utenza privilegiati, e Casa Giove e buona scuola
mi fanno ricordare che gli alunni che il liceo Manzoni ha da Casaggiove sono notoriamente tra i migliori della nostra platea scolastica, quindi questo è un buon viatico per la scuola di Casaggiove, per le famiglie di Casaggiove, per Casaggiove tutta. Un'altra mia memoria giovanile, ma anche non tanto giovanile, è lo storico Cineclub Vittoria di Casaggiove. Io sono un amante del cinema e sono stata una grande sostenitrice del Cineclub Vittoria di Casaggiove, che credo sia stata una delle glorie culturali di questo territorio, indimenticata per me personalmente, ma credo per tanti della mia generazione e per tanti di voi giovani che a differenza nostra non hanno potuto fruire di questo bel polmone di sana ed intelligente e vivace cultura. Preside, lei è una donna in carriera, la sua carriera cresce, posso dire, quotidianamente, ma quanto è stata determinante la sua famiglia? La mia famiglia è stata determinante perché io sono fortunatamente nata in una famiglia che ha avuto sempre come linea guida nell'insegnamento l'idea che la cultura è il nostro pane quotidiano. Sono stata abituata a vivere tra i libri, sono stata abituata a frequentare persone che della cultura e dell'istruzione hanno fatto il loro quotidiano, hanno costruito il loro percorso quotidiano. Quindi per me è una abitudine, una routine, e ecco, non ho dovuto conquistare la possibilità di studiare in libertà. Questo è stato un grande privilegio. Io sono stata uno di quei ragazzi che, a cui è stato insegnato che lo studio era il lavoro quotidiano. Mio padre e mia madre mi hanno sempre detto: noi andiamo a lavorare per fare in modo che tu studi, ma il tuo lavoro è lo studio. Io l'ho amato, ho studiato, ho avuto la fortuna di avere, oltre che una famiglia che mi ha amorevolmente condotto in questo cammino culturale, senza farmi mancare mai nulla, con rigore e tenacia ho imparato la dedizione allo studio, ma ho avuto anche la fortuna di avere dei docenti che ancora oggi ricordo e che mi hanno insegnato che sicuramente il pane sotto il cuscino è ben speso se sotto il cuscino c'è un libro, e quindi l'amore alla cultura, alla buona lettura, allo scrivere, l'idea che lo studio sia per me stato sempre il buon amico del quotidiano, quello sì, quello sì. Preside, allontaniamoci dalla sfera dei sentimenti, ne vogliamo mettere al centro Adele Vairo anche nel suo impegno in città, e purtroppo adesso le dirò una parola che posso dire si è sporcata negli ultimi decenni, le dico politica. Che cosa le viene in mente? La prima cosa che le viene in mente? Mi viene in mente che la politica può e deve essere una grande passione civile. Io ho molto amato la politica e amo ancora l'idea della politica. Mi affascina, mi interessa, mi attrae, credo che debba essere così per tutti noi cittadini. La politica la si deve conoscere, la si deve rispettare, la si deve amare. Qual è il problema? Che molto spesso la gente che non fa della politica il suo mestiere, come me, come tanti altri, quelli che in mass media chiamano società civile, io non vorrei conoscere alcuna società che non fosse civile. Non penso che la politica non debba rappresentare una società che non sia civile. Non esiste la società incivile. La società tutta deve essere società civile, e la politica deve riguadagnare verso i cittadini quella stima, quel rispetto, quella comprensione, quella affettuosità che alle cose importanti della vita si deve. Io vorrei tanto che il comune cittadino si reinnamorasse della vita politica e potesse diventare protagonista di un civismo che forse oggi può riscattare questo territorio. Quindi politica come amore, come passione, come riconquista di spazi vitali. Una parola, se le dico sindaca.
auguriamoci che Caserta possa avere un sindaco donna, se un sindaco donna può far bene a Caserta. Io credo che il sindaco, Caserta, Casaggiove, Roma, qualunque sia, debba rappresentare la porta alta dell'amministrazione comunale, e come tutte le amministrazioni il buon governo deve passare attraverso le persone, le idee e i fatti. Auguriamoci di avere buoni sindaci, donne o uomini che siano. Sì, ce l'auguriamo senz'altro. Preside, lei è stata anche presidente del Rotary Capo Antiche Nova. Rotary, in poche parole, ma che cos'è? Rotary è una grande passione civile e culturale. Io sono fortemente motivata all'esperienza rotariana, che consiglio a chiunque si voglia avvicinare al mondo dei social service entrando per la porta d'ingresso principale. Il Rotary è forse il maggiore club service del mondo. Credo che sia un bell'impegno di volontariato sociale che mette insieme categorie professionali che tentano di lanciare al territorio segnali di propositività e di operatività. Io ho vissuto e vivo una bellissima esperienza rotariana a vantaggio del territorio, che mi ha dato la possibilità di conoscere meglio il territorio in cui il Rotary si muove e di conoscere tanti amici rotariani che come me hanno condiviso la passione per le cose che concretamente possono aiutare la quotidianità e di disagi di chi non vive realtà sociali particolarmente felici. Quindi un'opera di promozione culturale, sociale e civile che deve essere sempre più promossa, perché è indispensabile che si comprenda che l'idea del rotariano dedito ai banchetti, ai convegni che a nulla servono, è un po' desueta. Il rotariano è un cittadino che spende parte del suo tempo libero per dedicarsi al territorio, al sociale e alle fasce del disagio o del bisogno che ne possano avere necessità. Preside, ogni evento, ogni iniziativa che ha la sua firma in qualche modo è un successo, è oggettivo questo, ma quanto conta la squadra che insomma su cui può contare? È determinante? Ma la squadra è fondamentale. Io credo che qualunque iniziativa si possa e si debba portare avanti necessiti di un grande team. Io ho la fortuna di avere con me, accanto a me, una grande squadra di impegno, di competenza, di dedizione, che sia prima di tutto relazionalmente ed umanamente corretta. Io credo che la squadra debba condividere l'obiettivo e la finalità prima di ogni altra cosa, che debba muoversi nel rispetto reciproco, nella lealtà. Credo che anche e soprattutto a livello professionale ci si debba poter guardare negli occhi con serenità, appianare i conflitti che sono fondamentali nella vita di relazione e procedere. Quindi mi fa molto piacere il riconoscimento di, come dire, attività che in un modo o nell'altro siano segnali positivi per il territorio e per il nostro quotidiano, e devo continuamente ringraziare quanti con me collaborano, sostenendo anche i miei ritmi, che non sono proprio lenti, però c'è da dire che poi ogni successo viene condiviso e che le energie positive vissute insieme moltiplicano l'entusiasmo e la gioia e la serenità di essersi spesi per attività di successo e soprattutto proficue e positive. Preside, diciamo, nella sua politica scolastica lei mette al centro gli alunni, posso dire senza riferimenti anche ex alunni. Che cosa ci dice in questo senso? Ma è un po' quello a cui mi riferivo prima. Io credo che ciò che la scuola è, il Servizio Nazionale di Istruzione e Formazione, abbia l'utente diretto alunno. E all'alunno bisogna rispondere per quelle che sono le spinte cognitive, comportamentali, emozionali. All'alunno bisogna rispondere prima di tutto per ciò che è oggi la necessità di creare cittadini consapevoli, uomini liberi e colti. Quindi all'alunno bisogna comunicare l'entusiasmo per la cultura,
bisogna comunicare che nelle aule di scuola si vive gran parte della propria quotidianità e che in queste aule il tempo speso deve essere tempo speso per imparare ogni giorno qualcosa di più, che magari oggi ci può sembrare superfluo, ci può sembrare inutile e che invece rappresenta una piccola goccia nel mare delle nostre vite. Io, e gli ex alunni lo ricordano, cerco di avere un rapporto costante e quotidiano. Cerco di ascoltarli sempre, è un po' come dire famoso nel campus che io abbia scritto che ricevo gli adulti per appuntamento e i ragazzi sempre, funziona così. E con i ragazzi che rappresentano veramente il momento bello del mio lavoro è indispensabile comunicare che esistono dei riferimenti adulti con cui ci si deve confrontare, a cui si deve parlare. E che bisogna, come dire, considerare come interlocutori privilegiati. Ai ragazzi bisogna fornire l'ascolto e l'attenzione necessari ad una comprensione adulta che li sappia accompagnare con pazienza, moderazione ed eleganza, direi. Ai ragazzi va insegnato che la vita che gli si prospetta, può tante volte essere complicata e che tuttavia la possibilità, perché noi facciamo scuola, di una cultura consapevole, fornisce quella cassetta degli attrezzi che è indispensabile a muoversi nel presente, ma ancora di più nel futuro, quantomeno con una saggia ed intelligente moderazione. E che soprattutto ai ragazzi va insegnato che la scuola non è chiudersi in un'angusta aula, non è fare lezione, la scuola è imparare a studiare, è imparare a conoscere il territorio, a comprendere i codici della contemporaneità e che la scuola serve anche ad interagire, ad interloquire in maniera corretta e consapevole che quelle che sono le istituzioni con cui ognuno dei giovani si interfaccerà. E che quindi la scuola è quella palestra di vita che deve uscire dai libri, che dai libri parte e dai libri ritorna, ma che deve uscire fuori per strada e che dalle strade di Caserta arrivi alle frontiere nazionali ed internazionali, perché il qui ed ora deve diventare l'altro, il diverso, il contemporaneo, l'internazionale, perché ai giovani d'oggi va somministrata l'idea di una cultura che li renda prepotenti protagonisti del proprio presente ed interpreti del proprio futuro. I giovani meritano di essere considerati la cosa più importante della nostra vita quotidiana di educatori. Condivido appieno. Abbiamo aperto con la scuola, chiudiamo con la scuola. Le dico Open Day. Che cosa ci dice? Open Day è l'apertura ai genitori e agli alunni potenziali che si possono interfacciare in una mattinata di festa con le loro famiglie alla verità di una struttura che normalmente è interdetta, perché durante la settimana ognuno fa il suo lavoro e i ragazzi delle scuole medie frequentano la loro attività didattica. Domenica mattina, domenica 17, noi saremo aperti come ogni anno per poter mostrare i locali e soprattutto illustrare l'offerta formativa del liceo Manzoni, quella che i ragazzi da anni chiamano il campus e che possa illustrare la verità, la quotidianità in un confronto con chi nella scuola lavora, con gli alunni, perché lo spazio è dei ragazzi, e che possa illustrare tutti i vari indirizzi di studio, soprattutto le novità che quest'anno il Manzoni offre, in maniera diretta, perché ci si possa approcciare ad una scelta consapevole del proprio percorso di studi, perché prima di tutto è indispensabile che si scelga con motivazione, con consapevolezza, con chiarezza, assecondando le proprie passioni cognitive, perché la scuola deve essere una bella avventura. Quindi ricordiamo Open Day del liceo Manzoni di Caserta, domenica 17 Domenica gennaio. 17 dalle 9 alle 13. Grazie preside. Grazie a voi e in bocca al lupo. Grazie.